nostro viaggio continua nell'oliera. Vedete tutti questi silos che contengono le varie tipologie di olio Traldi. Qui abbiamo l'Atos, qui abbiamo il Caninese e sono con Vittorio che ci spiega come si procede all'imbottigliamento dell'olio. Con piacere. Prima di arrivare all'imbottigliamento, come vedi, l'olio viene conservato in questi silos sotto argon alimentare per preservare il prodotto, perché sono silos comunque molto capienti. Quanto contiene un silos di questi che vedo grandissimi? Questi 1000 litri. Ce ne abbiamo anche da 1500 come anche da 500, però in media 1000 litri, che è tanta roba, tanto volume. Sì. Quindi sì, per evitare che quando si comincia a spillare l'olio, l'aria che rimane possa inficiare il prodotto, noi lo teniamo sotto argon alimentare, perché l'aria è uno dei quattro nemici giurati dell'olio che noi dobbiamo evitare. Cos'è questo argon? L'argon è un gas nobile a uso alimentare che si pone sotto lo strato d'aria, chiamato così, e il prodotto, in questo caso l'olio, visto che ha un peso differente. Quindi anche se tre quarti del contenitore sono vuoti, ad esempio, l'olio non tocca mai l'aria che c'è dentro, perché questo argon fa da cuscinetto. Quindi si potrebbe contaminare la purezza dell'olio? Più che altro si altera il sapore. Perché ecco, l'aria cambierebbe il sapore, assolutamente, non la purezza, sì. Diciamo. L'olio è un prodotto nobilissimo che può andare incontro oro liquido, l'oro del cibo. Che può andare incontro a deterioramenti dovuti a diverse cause. L'aria nell'olio provoca l'ossidazione. Quindi un palato sensibile, se l'olio ha preso aria, lo percepisce come ossidazione. È quel friccicorino che abbiamo nella gola quando sentiamo l'olio? Sì. Allora Vittorio, hai detto che l'aria è uno dei quattro nemici dell'olio. Sintetico gli altri tre. Gli altri tre: la luce, infatti mai lasciarlo in contenitori trasparenti, sempre di vetro scuro. Il calore, mai lasciarlo vicino a fonti di calore, dai banalissimi fuochi, fornelli in cui si cucina, a magari in garage dove ci mettiamo la macchina che poi ha il motore caldo. E il primo nemico che noi eliminiamo alla base sono le impurità, perché quando l'olio esce dal decanter del frantoio può sembrare già un prodotto finito. In realtà c'è sempre una piccola percentuale sia d'acqua che di impurità, anche la stessa polpa di oliva. Senti, quindi l'olio si deve filtrare. Filtrare. Senti Vittorio, io vorrei dare un consiglio ai nostri telespettatori, perché normalmente quando si comprano anche le lattine di olio, no? Spesso non si mettono in contenitori di vetro, ma nelle bottiglie di plastica. Ma è vero che è assolutamente vietato di fare una cosa del genere, perché l'olio ne risente tantissimo? Assolutamente. Sì, l'olio è una spugna e quindi assorbe gli umori e i sapori e gli odori di ciò che gli sta intorno, e un prodotto così nobile non può stare in un materiale così scadente come la plastica. Quindi ricordate questo consiglio di Vittorio, perché spesso nella fretta si prende e si versa magari nelle bottigliette piccole di plastica. Stiamo attenti all'olio e al nostro pianeta. Grazie Vittorio di averci ospitato qui, di averci fatto fare questo viaggio nella conoscenza dell'olio, l'oro, l'alimento principe del nostro cibo, e vi saluto. Ciao chef in viaggio, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao chef. Ciao chef.